sfaldandosi. Rischio del Nord in vantaggio della Scoscia Reims dei Greppi, Rischio del Nord avanti a Reims dei Greppi, poi subito allargo la favorita Regina Vivo, tanto in errore il numero 4 Rischio Benaldo, di fronte all'avanguardia Regina Vivo, cavallo in lunga fila indiana, con Regina Bimbo Battistrada in seconda posizione, Rischio del Nord in terza, Reims dei Greppi. 34,9 i 4,60, 31,3 gli ultimi 4. L'errore intanto di Romeo Desi, nominato Bat Lasso in errore. Rischio del Nord ha rilevato intanto Regina Bimbo in terza posizione, rimane Reims dei Greppi. L'errore riformula bolla a tabellone, percorsi esterne c'è Riesling, uscita dalla piegata con Rischio del Nord che continua avanti a Regina Vivo in terza posizione lungo la corda, Reims dei Greppi avanti a Ryan Rock, poi all'esterno Riesling che si trascina a Ringo Starr, in fuori anche Rapinore in recupero Roger Benal. Riesling intanto affianca Rischio del Nord dopo il secondo quarto in 32,6. Rischio dal Nord di dentro, Riesling ai suoi fianchi, poi a largo Ringo Starr e ancora lungo la corda la favorita Regina Vivo, caso di vittoria pagherebbe 2,16. Frazione completata in 31,5, all'avanguardia Rischio del Nord, all'esterno rimane Riesling, lungo la corda sempre Regina Vivo con a lato Ringo Starr, poi Reims dei Greppi, così ai 600 con Riesling che passa al comando. L'errore intanto Rapinor, Riesling precede Ringo Starr, anche Rischio del Nord a tabellone, sempre in vantaggio Riesling al suo esterno, Ringo Starr in terza posizione, passa Romeo Desi in recupero, Ringo Starr che attacca, 31 si era chiusa la frazione, con Ringo Starr che attacca Riesling, a largo dei due prova in gran recupero Romeo Desi, Ringo Starr passa, Romeo che continua a recuperare, Ringo, Romeo, Riesling, Ryan Rock e Reims dei Greppi, arriva in sesta posizione la favorita regina.